Allora il mio sogno era suonare la batteria. Io volevo essere un grande batterista, un bravo batterista. Volevo passare le giornate a battere. Allora andai da mio padre e feci, avevo 14 anni, e disse: papà, voglio la batteria. Papà aveva capito tutto, mi disse: che batteria vuoi? Fiamme, boccia, voglio rimanere. Infatti la batteria poi me l'ha comprata mia mamma. E andai dal vicino di casa e feci: Piero, scusami se ti darò fastidio, mi sono comprato la batteria. E si fu, non ti preoccupare, mi sono andato un fucile. Problema non esiste. Quindi io sono stato a batteria quando c'era mio nonno a casa, perché il nonno era sordo, io picchiavo, quando mi fermavo per bere un bicchiere d'acqua, mio nonno faceva: apri la porta, che è un'ora che stanno bussando. Mio nonno beveva il vermut chinato, sapete, vermut chinato, vermut è una parola tedesca che vuol dire vermut. Chinato, una parola tedesca che vuol dire dopo due vermut. Allora, la batteria è uno strumento bellissimo che ti permette di entrare subito in contatto con la musica, con il ritmo, ti permette di entrare in contatto con i vicini di casa. Allora, il miglior vicino di casa è quello che abita a 50 km da casa tua, soprattutto se suona batteria. Poi ci sono vicini di casa seri. No, Maurizio, io c'ho il vicino di casa, Maurizio si chiama, detto Lentamen, l'uomo lento. Maurizio, di che parla Maurizio? Maurizio parla degli isopianeti, l'antimateria nucleare, i raggi fotonici, che ci sta, le fasce di Van Allen, le fasce di Kuiper. Appena sente che apro la porta, lui mi esce e dice: Fulvio, ieri mi ha fatto, ma lo sai che il Plutone è stato declassato da pianeta del sistema solare a una mera palla che gira nello spazio? Faccio: Maurizio, allora siete in due. Di che? Di mere palle che girano nello spazio. Ma ti devo fare la domanda, Mori, con tutto questo universo, tu perché abiti proprio di fronte a me? Fammi capire. E quindi questa storia, la musica è bellissima. A me piace ascoltare la musica, ascolto la musica alla radio migliore che trasmette la musica più bella, ovviamente, lo sappiamo tutti. Radio Maria. La sentono pure in America, ma la si chiama Virgin Radio. E insomma niente, abbiamo cominciato a 14 anni per fare due soldi, abbiamo cominciato a fare il liscio con Luciano, il fisarmonicista. Luciano aveva un riporto che partiva dai peli delle orecchie, qua c'era sto cofano di capelli così non sapeva guidare per niente. Lo fermare di carabinieri, dice: cereali, catene a bordo, mia moglie e mia suocera, qua dietro. Tutte e due. Poi abbiamo fatto una band, noi ci chiamavamo il Temple Bar in the middle of the sea of the ocean when the rain is falling down and is visible to the ground of the beach if there is the sound. Eravamo abbastanza conosciuti, chi ci conosceva diceva: ah, ma io conosco i Temple Bar in the middle of the sea of the ocean when the rain is falling down and is visible to the ground of the beach if there is the sound. Chi non ci conosceva diceva: che cazzo sono i Temple Bar in the middle of the sea of the ocean when the rain is falling down and is visible to the ground of the beach if there is the sound. Tempo fa, non so, pensavo a Cosberto che suonava la chitarra, puzzava da morire, lui non si lavava, cioè il bagnoschiuma la trota, io non so che si aveva, bagnoschiuma a salmone, quando passava lo stick, lui non deodorava la scella, appuzzava il deodorante, faceva un sistema metrico decimale, al contrario, così. Gosbetto. Poi ci stava la cantante Luisa Afternoon, questo non è Body Shining perché lui mi diceva che ho le gambe storte, quindi questa è la vendetta. Body Shining, lui, allora, se Mina è la tigre di Cremona, Luisa è la damigiana di Sulmona, perché era proprio... Allora, che faceva questa? Si metteva questi vestiti con le frange. Quando Gosbetto faceva l'assolo di chitarra, lei allargava le braccia, roteava così, e tu vedevi lo spazzolone dell'autolavaggio, io ci cucinavo i piatti della batteria, si montava tutto, da dietro cucinava. Allora noi abbiamo suonato sulle navi da crociera, ai ristoranti, che non ha suonato ai ristoranti, che succede? Al ristorante succede che questi qua davanti ti dicono: suona piano, che non riesco a parlare. Capite? Con le spazzoline, comunque abbassiamo il volume. Quello giù in fondo ti fa: suona forte perché non sento un cazzo. E quello in mezzo ti fa: perché non fate a cambio? Noi stiamo così bene. Sulla nave della crociera tu suonavi, perché quando si va in vacanza il cervello lo lasci
cioè stai suonando con la batteria, c'è il mare mosso, suoni così, ma così, questo viene e fa, scusate, ma la nave genera da sola l'energia elettrica? Dici, no, abbiamo una prolunga di 19.000 km. Sta attaccata al porto di Genova, se si stacca la spina rimaniamo qua, guarda dei coglioni. Quell'altro fa, scusate, tu stai suonando, eh? Non vorrei fare allarmismi, ma io vi devo avvisare, la nave dietro, fa la sciola. Vabbè, adesso diciamo al comandante, lo so. Comunque, quindi, questa sorta di ristorante, ho capito che quando la gente mangia non vuole essere disturbata dalla musica, così fate andare il karaoke. Karaoke dove c'è la musica, non c'è il karaoke, dove c'è il karaoke non c'è la musica. Come funziona il cervello? Perché quelle sono, io ho fatto una ricerca sull'orecchio umano. L'orecchio umano percepisce suoni da 20 a 20.000 Hz, fino a 20 Hz si chiamano infrasuoni, oltre 20.000 Hz si chiamano ultrasuoni, la musica del karaoke si chiama due coglioni. Quindi come funziona il cervello del cantante di karaoke? Il cervello dice canta, la gola fa con che cosa? E il culo, canto io, tanto sono impegnato con la faccia, sono impegnato con la faccia. Finito, ho finito con una riflessione, ragazzi, vi lascio, sono qua, se passate il tempo, con una poesia del Fanciullo Fanfanzio che tutti conoscete, immagino. I quattro elementi della musica, concentratevi, mi vedo un po' distratto, concentratevi. Violino di fuoco, arpa d'acqua, chitarra di terra, tromba d'aria.